e faremo casino, veniamo a mangiare a casa vostra tutti! Se non ci dà una risposta, questa che non ci risponde neanche! E la gente a punteggio zero, io ho 200 punti! Hai capito cosa avete fatto? Ce l'ha detto adesso il competitore, un'ora che siamo lì noi, un'ora! La rabbia di questi insegnanti davanti all'ufficio scolastico nel giorno dell'assegnazione delle cattedre. Abilitati sì, ma non tra gli abilitati. È la prima incoerenza a livello proprio legislativo. E si arriva, scusa. Maestre che hanno il diploma magistrale, anni di precariato sulle spalle, punteggi altissimi, eppure si sono viste superare nella graduatoria ad esaurimento perché loro sono ancora in attesa di conoscere la sentenza del giudice del TAR che arriverà ad ottobre. Disoccupati grazie a un vizio di forma. Noi non abbiamo vinto questo ricorso, gente con il nostro stesso titolo che ha vinto il ricorso entra di ruolo, con punteggi magari inferiori rispetto a quello che abbiamo noi. Anche noi avremmo potuto entrare di ruolo, ma non abbiamo vinto questo cavolo di ricorso, ha capito? Monte, se a monte qualcuno nel governo avesse deciso, tutti abbiamo gli stessi diritti, abbiamo lo stesso requisito che è il diploma magistrale, sì. Quindi tutti siamo dentro nella stessa fascia, non solo quelle che hanno fatto il ricorso e che magari l'hanno fatto con sindacati diversi, con avvocati diversi, e quindi gli è andata più liscia, questione di fortuna. Avevamo chiesto se il tutto poteva essere posticipato al 20 di ottobre, quando ci sarà una sentenza del TAR, che potrebbe inserire anche noi. Questa è la richiesta che hanno rivolto al provveditore Andrea Bergamo, che le ha ricevute, ma purtroppo la graduatoria doveva tener conto delle sentenze del giudice arrivate entro il 9 settembre. E questa buona scuola di che cosa si serve? O di insegnanti che non hanno punteggio, non hanno esperienza, o di coloro disperate come noi che abbiamo punteggio, abbiamo esperienza e siamo fuori e dobbiamo lavorare così. E copriamo i buchi. Copriamo i buchi. Nel frattempo sono stati assegnati 87 incarichi di ruolo per le scuole primarie, nominati 15 insegnanti di sostegno sempre per le elementari e 54 docenti per le scuole superiori.